E ben a tutti Patafans, qui è Pat, come avete detto dal titolo, siamo su un nuovo video di Formula 1 2017, non è la carriera, ma è un video un po' diverso dal solito. Andremo a parlare di un argomento che sarà il pit stop. Infatti è una parte importante della gara dove andrai appunto a fare il cambio gomme, soprattutto con queste nuove macchine, queste nuove tecnologie dove il sorpasso è veramente difficile, anche a causa delle gomme larghe. E di un motore meno potente. Infatti l'effetto scia c'è già molto meno, almeno su questo gioco. Detto questo, adesso siamo quasi pronti a partire. Ultima premessa che sarà relativa, cioè non ci saranno cambi d'ala, non ci sarà niente, ma ci concentreremo solo sul cambio gomme. Partiamo subito con la Mercedes di Lewis Hamilton, facciamo passare tutti. Ci riusciamo in maniera abbastanza agevole, creiamo una bandiera gialla ma è roba da niente, entriamo ai box in maniera molto cauta e prudente, tanto non abbiamo niente da perdere, dobbiamo solo controllare il pit stop. Eccoci qui al cambio gomme per la Mercedes, si esce in 2 secondi e autosendo 34. Primo rilevamento, andiamo adesso con la Ferrari di Sebastian Vettel. Facciamo anche qui passare tutti, quasi fermandoci. Un pochino più problematica la cosa rispetto che alla Mercedes. Facciamo passare tutti tranne Hamilton, che ha avuto qualche difficoltà tecnica al via. Entrata ai box un pochino meno prudente, ma questi qua sono altri dettagli. Siamo in corsia box, vediamo un attimino il tempo che stabiliranno i meccanici della rossa. Escono dai box con un tempo di 2 secondi 582, quasi 3 decimi sopra la Mercedes, il che non è una cosa da poco perché considerando quanto puoi perdere un cambio gomme. Adesso Red Bull di Daniel Ricciardo, facciamo passare tutti quanti. Ricordiamo che uno dei precedenti record al pit stop era da un pilota della Red Bull che era Mark Webber, prima del pit stop di Fernando Alonso che era di 1 secondo e 9 a Suzuka 2013. Adesso ci fermiamo ai box. La Red Bull di Ricciardo esce con 2 secondi e 624, piazzandosi tra la Ferrari e la Mercedes. Adesso ci fermiamo con la Williams di Lance Stroll, facciamo passare tutti. Una curiosità, la Williams nella competizione dei pit stop reali, attenzione Van Dorn ci fa un pelo dove proprio ci passo proprio un pelo tra la sua ruota e la mia. Ricordiamo che la Williams nella competizione dei pit stop reali, nella DHL pit stop, è in testa ed è quella che fa i pit stop più veloci, vediamo se anche nel gioco si conferma questa cosa. Pit stop per Stroll, o Stroll, dipende, io preferisco che è lo Stroll. E si conferma, 2 secondi e 369, la Williams al momento è in testa. Adesso tocca al pit stop con Sergio Perez e la Force India. Facciamo passare tutti, anche qui poco agevole la cosa. Che pelo che si fa, stavolta una sala. Pit stop non molto prudente, infatti piccolo errore, finiamo sull'erba, ma piccoli dettaglini. Stiamo entrando, vediamo un attimino cosa riusciremo a combinare. 2 secondi e 566 ed è al momento la migliore dopo la Williams, proprio a 15, anzi a 16 millesimi meglio della Ferrari. Anche qui la situazione è difficile, ci mettiamo addirittura sul cordolo per evitare di farci colpire, siamo con la Renault di Nico Hülkenberg, un po' difficoltoso la ripartenza, ma dettagli. Non molto prudente l'entrata, ma vabbè, dai, tanto le gomme dovevano durarsi un giro. Siamo in corsia box con il numero 27 della Renault. Eccoci qua i nostri meccanici, cambio gomme. Si riparte, 2 secondi e 705, ovviamente i peggiori dopo la Mercedes. Scusate, piccolo problema di voce. Adesso siamo con la Toro Rosso di Carlos Sainz. Facciamo passare tutti, anche qui è un pochino problematica la cosa. Attenzione, piccola sbandata in entrata, un po' di sovrastep quando ho toccato l'erba. Entriamo in corsia box. Cambio gomme.
e si esce con un 2 secondi 721, leggermente peggio della Renault. Adesso tocca all'As di Kevin Magnussen, vediamo un attimino. Facciamo passare tutti, stavolta senza peli particolari. Vediamo un attimino. Entrata non proprio prudente, ma anche ci sono piccoli dettagli. Pit stop, vediamo con quanto se la cava il team americano. 2 secondi e 736, leggermente già sul tosso. Stavolta tocca alla McLaren di Fernando Alonso, facciamo passare tutti. Vediamo come se la caverà il team della nostra carriera. Sono curioso in effetti. Ricordiamo che addirittura eravamo in nona posizione al momento della pit prima di far passare tutti. Ci fermiamo, vediamo un attimino, cambio gomme. Ok, la velocità non è pari a quella della Honda, infatti facciamo un buon tempo al pit stop, 2 secondi 672. Adesso facciamo passare tutti anche con la Sauber, che è l'ultima a sottoporsi al test del pit stop. Ci fanno dei peli assurdi, però piccolo problemino da niente. Pit stop anche per la Sauber, ultimo team, ed è quella col con il box qui in fondo di tutti, vediamo come se la fa il team elvetico. Pit stop, vediamo se qui almeno si caverà qualche soddisfazione. E no, non se la cava, 2 secondi e 929, tempo peggiore anche della Mercedes. Andiamo quindi ad analizzare la classifica, il team della Williams è il migliore con 2 secondi e 369, segue la Force India a quasi 2 decimi, a sua volta la Ferrari che fa leggermente peggio della Force India, proprio per questione di millesimi. Segue la Red Bull a 2 decimi e mezzo, 2 secondi e 624. Poi la McLaren a 3 decimi e qualcosina in più. Poi a loro volta ci sono Renault, Toro Rosso e Haas chiuse in 21 millesimi, che occupano la sesta, la settima e l'ottava posizione. Chiudono il gruppo la Mercedes, deludente al pit stop, ed è solamente il nono team per velocità al pit, e la con 2.929. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ho voluto fare questo test un po' per curiosità personale, un po' perché potrebbe essere utile anche a voi per la scelta, magari di un team per la carriera se non avete ancora il gioco. E niente, un saluto a tutti da Mr. Pata, o Pata, e ci vediamo al prossimo video. Ciao rega!